Ciao amici del MyLab, oggi parliamo di virus e vitamina D. Prima di cominciare in quarta questo argomento, ti rinnovo come sempre l'invito a condividere questo video. Manda questo video a tutte le persone che conosci. Vogliamo diffondere queste informazioni quanto più possibile. Sei d'accordo con me? Dai, fai questo piccolo sforzo e metti un like alla pagina, resta in contatto con noi e manda il video ai tuoi amici. Taggali, swippali, marcali, fai quello che vuoi in modo da far conoscere questo video. La vitamina D. Beh, ho deciso che ogni tanto infilo nella nostra sequenza di video qualcosa che parli della vitamina D. Perché questa vitamina D di cui tanto si parla, non dico che è la panacea di tutti i mali, perché non esiste la panacea di tutti i mali, ma è quella cosa che, a detta dei nostri ricercatori e delle persone che abbiamo intervistato, è ciò che si avvicina di più ad essere la panacea di tutti i mali. Probabilmente è la panacea di tutti i mali semplicemente perché è molto molto scarsa in quasi tutti. Quindi prendi una popolazione come quella italiana, quella europea, quella mondiale, che è scarsissima di vitamina D, ed è questo il problema numero uno, gli dai un po' di vitamina D e questi risorgono. E tu dici, che miracolo! No, è che prima è rimesso male perché abbiamo molta meno vitamina D di quanto dovremmo, accidenti a noi. E quindi ho deciso di esplorare questo fatto e mostrare con i dati che ci hanno fornito i ricercatori con cui siamo in contatto, mostrare che effetti fa la vitamina D e anche togliere qualche dubbio che voi mi avete giustamente sollevato. In questo video in particolare volevo soffermarmi su una cosa di triste attualità. Abbiamo avuto la pandemia, abbiamo avuto il Covid che ci ha tenuto a casa tutti quanti e abbiamo avuto della mortalità dovuta a questa pandemia. C'è stato uno studio molto interessante, di cui dopo vi metto il link qua sotto, che ha mostrato come di alcune centinaia di pazienti che sono stati esaminati, pazienti che avevano contratto il Covid, hanno avuto diversi tipi di manifestazioni. Sai, a volte c'erano persone asintomatiche e a volte ci sono persone che erano praticamente morte di Covid. E hanno messo in relazione questa cosa con il loro livello di vitamina D nel sangue. Quello che vedi in questa figura è un grafico che mostra questa cosa. Vedi, ci sono quattro colonne e ogni colonna è il risultato dell'analisi della vitamina D di persone che hanno avuto sintomi. A destra vedi i sintomi moderati. Moderati sintomi vuol dire nessuna diagnosi di polmonite e sintomi molto moderati. Un po' più a sinistra c'è ordinari, cioè confermata una polmonite in corsa con febbre e sintomi respiratori. La terza colonna da destra è quella delle conseguenze severe, cioè ipossia, vuol dire che gli hanno misurato con il pulsossimetro la quantità di ossigeno nel sangue ed era 93. Se non sai che cos'è un pulsossimetro, te lo mostro un attimo, è questo cosino qua che misura la quantità, la saturazione di ossigeno che hai nel sangue in un dato momento. In questo momento io ho 98, sto parlando, sto bene, non ho particolari patologie. Quando va a 93 è meglio preoccuparsi, vuol dire che per quanta fatica facessero i polmoni, a queste persone l'ossigeno non entrava in quantità sufficiente nel sangue. Continuando, la colonna più a sinistra era di quelle persone che avevano condizioni critiche, hanno avuto arresti respiratori e hanno dovuto essere ricoverati in terapia intensiva, intubati e cose di questo genere. Ora guarda i colori di queste colonne. Quelli verdi sono quelli che avevano la vitamina D al di sopra di 30 nanogrammi a decilitro. Il 98%, cioè quasi tutti quelli che hanno avuto sintomi molto moderati, erano con la vitamina D sopra 30. Quelli che hanno avuto complicanze più severe erano solo qualche percento ad avere la vitamina D a posto. A posto vuol dire sopra 30, tra l'altro. Un buon numero invece, secondo i nostri ricercatori, è tra 60 e 80.
In questo grafico si vede un pochino meglio, ho messo solo quelli che avevano la vitamina D al di sopra di 30. Ecco, come vedi, quelli che hanno avuto sintomi moderati erano tutte persone, o quasi, che avevano la vitamina D a posto. Degli altri che hanno avuto sintomi più gravi, pochissimi di loro avevano la vitamina D a posto. C'è una correlazione tra il livello di vitamina D e la severità del Covid, di quanto grave hanno preso l'infezione queste persone. È abbastanza inequivocabile. Come dicevo, poi il valore ideale non è 30, però 30 viene usato anche questi test rapidi che vedi qui in figura. Sono dei test che puoi fare, dopo ti lascio il link su come puoi averli, ma non è tanto il test che ti deve dire come sei messo, ci vorrebbe anche un po', come dire, una consulenza di qualcuno che te lo sapesse leggere, non solo un numero, o meglio, che ti dica se sei sopra 30 o sotto 30, ma che andasse a vedere anche quali sono le tue abitudini alimentari, quali sono le tue eventuali altre carenze, perché non è solo la vitamina D che ti rende forte nel sistema immunitario, questo sia chiaro. Il valore ideale, dicevo, dovrebbe essere tra 60 e 80, secondo quello che ci hanno detto i nostri ricercatori. Spero che questo video ti sia piaciuto, che ti abbia chiarito alcune cose. Abbiamo parlato di Covid, abbiamo parlato di sistema immunitario, ma la vitamina D ha un sacco di altre funzioni e sono tutte indispensabili per il corpo umano. Se vuoi sapere come misurare la vitamina D e avere una consulenza, un'idea di come migliorare il tuo stile di vita, non solo di vitamina D, perché adesso prendiamo la vitamina D e c'è solo quella. No, è importantissima, ma ci sono anche altre cose. Puoi prenotarti una consulenza gratuita nel link che metto vicino a questo video e spero ti sarà utile. È una consulenza gratuita e poi, se vorrai, ti verrà dato il link su come misurare la vitamina D e ottenere dei consigli adeguati a te, personalizzati. Va bene? Allora ti ringrazio per l'attenzione e ti do appuntamento per il prossimo video.